decisamente arrivato il momento di fare il video di svuotamento del contenitore dei prodotti finiti. Non ricordo esattamente quando ho fatto l'ultimo, ma credo un bel po', e ne ho accumulati parecchi. E come al solito spaziano dalla cura dei capelli alla cura del corpo, del viso e del trucco. Iniziamo subito con questi che stanno, diciamo, fuori, ovvero un profumo di Object, ovvero il Love. Io questo l'ho preso qualche anno fa, quando c'era tutta questa grande moda degli Ops, e anche io ne avevo veramente tantissimi. Poi ovviamente questa tendenza, questa moda è scemata. Io avevo preso questo profumo più che altro perché il packaging era bellissimo, come vedete questa rosa fatta di tante piccole rose di gomma era troppo troppo bello, e l'ho finito solamente adesso, ma semplicemente perché mi dimentico di mettere i profumi. Cioè, la mattina esco sempre di corsa, penso alle cose magari che devo fare e mi dimentico del profumo, e quindi avevo preso questo che era da 100 ml ed era veramente comunque buono, perché aveva questo profumo floreale fresco. Mi piaceva, insomma, non era neanche così male per non essere, diciamo, un profumo di lusso o comunque di supermarca. Quindi prodotto finito e molto molto apprezzato. Cambio di illuminazione semplicemente perché non mi sono accorta, ma la batteria era quasi scarica, quindi ho registrato 2 minuti e si è spento tutto, quindi registro ora che sono tornata dal lavoro, ma vado veramente di corsa e continuiamo con il video. Ho terminato finalmente questo colluttorio che io odio, ma che mi era stato comprato senza che io lo sapessi, insomma, nella Listerine. Io questi non li sopporto perché secondo me sono troppo forti, a me queste cose così forti in bocca che quasi bruciano non piacciono troppo, e poi è troppo appiccicaticcio, quindi no, sinceramente questo lo detesto. L'unica cosa positiva che aveva è che era viola, e io adoro il viola, quindi è il mio colore, ma per il resto non mi è piaciuto assolutamente perché è troppo forte, troppo intenso. Mentre mi è piaciuta talmente tanto questa crema per le mani che sicuramente la riprenderò, e è della marca CeraVe, e io sinceramente non ricordo dove l'ho presa, e questa è proprio una crema riparatrice per le mani, senza profumi, senza niente, ma è veramente molto densa e quindi anche molto molto nutriente, molto idratante, e sì, mi è piaciuta veramente tantissimo. Ha un packaging veramente anonimo, però forse questi sono veramente i prodotti che funzionano meglio, senza profumi, senza troppe pretese, però ottima, ottima, ottima. E questa è fatta in Francia. Poi un prodotto che ogni tanto torna nei miei prodotti finiti è un prodotto per capelli della Nivea. Forse sono un po' gli unici prodotti che più o meno mi piacciono della Nivea, perché altrimenti tutto il resto no. Ma le spume, gli spray più o meno sono buoni. Questa è la spuma, anzi no, questo era lo spray Strong Hold, che non è poi fortissimo, perché su una scala fino a 6, da 1 a 6, ha forza 3, quindi media, però ottimo perché non appiccica. Io odio quando metto in piega i capelli, metto lo spray, e il giorno dopo che li vado a pettinare li trovo tutti appiccicati, o comunque proprio anche in generale durante la giornata non mi piace quella sensazione di capelli che si muovono tutti insieme perché sono super appiccicati. E quindi quando trovo un prodotto che non me li appiccica ma che me li fa stare comunque abbastanza fermi, insomma, lo apprezzo. Così come ottimo è questo prodotto di GHD ed è Elite Protect Spray, è un semplicissimo spray termoprotettivo. Forse questo è il packaging vecchio, la nuova edizione forse è diverso,
ce l'avevo da un po', però ottimi prodotti, almeno credo, perché io comunque li utilizzo essenzialmente qui davanti, sul ciuffo davanti, e vedo che comunque utilizzando comunque la piastra quasi tutti i giorni non mi si formano le doppie punte, quindi presumo che questo spray funziona e non appiccica nulla, si asciuga quasi subito, insomma ottimo. Ha il suo prezzo, non ricordo ovviamente quanto, però costa un po', però è ottimo. Così come ottima, secondo me, è una delle migliori ciprie traslucide di in commercio, ovvero la cipria di MAC, e questa è la Set Pode ed è proprio quella traslucida. In realtà qui c'è scritto porcelain, ma essenzialmente è bianca, molto molto fine, impalpabile, non si vede sul viso, però fissa benissimo il make-up, fissa benissimo anche il correttore sotto gli occhi, è ottima, e poi si riesce a dosare benissimo attraverso questi forellini, quindi veramente ottimo ottimo prodotto, e non è la rima che finisco. Mentre un prodotto che avevo preso così perché mi ha ricordato gli anni 90, ma no, il bagno doccia di Acquolina al cioccolato, no, perché ha un profumo troppo finto, quasi nauseante, cioè lì per lì credo si sente un po' così, può anche piacere, ma utilizzandolo sul corpo sinceramente non mi ha fatto impazzire, e quindi no, non lo ricomprerò più, ma ovviamente si tratta di gusti personali, magari c'è a chi piace. Ottimo prodotto è stato questo struccante bifasico per gli occhi, anche questo era viola, quindi si doveva agitare, di Biotherme, ma ovviamente già la marca stessa è sinonimo di qualità. Si dosava benissimo con questo piccolo forellino e ottimo, struccava benissimo tutto, anche il mascara passato 2-3 volte sulle ciglia, e molto delicato, non mi ha dato mai problemi di irritazione o di bruciore particolare, quindi ottimo ottimo prodotto, delicato ma molto molto efficace, di Biotherme. Questo si chiama Soin des Cils, quindi proprio anche cura delle ciglia, quindi è anche protettivo per le ciglia. Poi che cosa abbiamo qua? Oh, un prodotto orrendo. Allora, la marca è Youth to the People, che è una marca che vende Sephora e che a me sinceramente un po' attirava, almeno essenzialmente mi ha attirato, perché era comunque una marca nuova che, non lo so, mi piaceva provare, ed era, si chiama la Superfood Eye Cream, quindi anche questa cosa dei superfood mi attirava molto per il contorno degli occhi, ed era fatta con cavolo, aloe e olio di girasole, con i peptidi, insomma, di questi nutrienti. Mi attirava tantissimo e era bianca, senza profumo, senza niente, solo che io non so per quale caspita di motivo, ma appena applicata mi faceva lacrimare tantissimo gli occhi, e questa cosa io non l'ho mai sopportata. Ora la sera magari dopo lo struccaggio tanto tanto, ma la mattina che metto questa, perché poi devo fare la base, mi devo truccare, ho questi occhi che lacrimano e non smettono, sinceramente è molto molto fastidioso. E siccome io non ho tendenzialmente occhi delicati, perché utilizzo sempre molti prodotti diversi e non ho mai tutte queste reazioni, presumo ci fosse qualche prodotto che a contatto con l'aria evapora e mi crea questa cosa, però veramente è molto molto fastidioso, quindi non la comprerò più assolutamente, ovviamente. Ho ancora un bel po' di cosine. Allora, poi ho questa crema per il corpo che io essenzialmente avevo preso come dopo sole per l'estate, ma ho terminato praticamente da poco, ed è della marca Alia Skincare, ed è italiana, made in Italy, ed è anche senza PEG, senza parabeni, siliconi,
solo con oli vegetali e naturali, ed è praticamente una crema corpo arricchita con olio extravergine d'oliva, olio di mandorle dolci. Super super profumata, mi è piaciuta tantissimo da utilizzare soprattutto in estate. Io ovviamente è piccolina e l'ho finita adesso perché anche al mare sono andata veramente pochissimo perché io non amo il mare, però veramente ottima. In estate questo profumo era piacevole, è un profumo dolciastro, non lo so, non so descrivere ovviamente un profumo, ma a me piaceva. E comunque anche la crema era un po' sì, leggera, quindi molto molto estiva e sì, mi è piaciuta. Mentre un prodotto completamente inutile, preso perché visto su Instagram, è l'Eye Burst per le ciglia, il nutriente per le ciglia. Io non ho assolutamente visto nessun beneficio anzi, dall'utilizzo di questo prodotto che presumo non faccia nulla. Sopracciglia non mi si sono infoltite, le ciglia più o meno erano sempre quelle, non ho visto una grande rivitalizzazione, quindi prodotto veramente no. Mentre un prodotto che mi è piaciuto era questo duo di polvere compatta di Anastasia Beverly Hills, di polveri compatte per le sopracciglia, e questo era la colorazione Ebony, che prevedeva un marroncino più chiaro e un marroncino più scuro. Allora, innanzitutto mi piace il fatto che ci sia uno specchio, nonostante la confezione sia piccolina, quindi comodissima anche da portare in giro, e le polveri. Devo dire che ottime perché le applichi la mattina e fino alla sera stai tranquillo, quindi ottimo ottimo prodotto. Poi, avendo due colorazioni, si adattano facilmente anche al cambio di colori magari di capelli. Tipo, ecco, io in estate mi sono fatta un po' vabbè, quasi inverno, comunque ancora sono un pochino bionda. Poi tendenzialmente tra un po' mi farò un po' più scura, forse anche rossa. Quindi avere due polveri di diversi colori è anche comodo proprio per far fronte ai cambi di look. Poi un prodotto carino ma inutile è questo lip plumper praticamente di Too Faced, che è il Lip Injection Extreme Instant and Long Term Lip Plumper. Non è vero, non fa assolutamente nulla. L'unica cosa, il mio era quello lì trasparente. L'unica cosa carina è vedere questo prodotto lì nella Makeup Collection perché era tipo un po' anche iridescente, quindi era veramente un prodotto che esteticamente è molto molto bello. Ha il classico applicatore da gloss, ma lì per lì magari sì, un pizzicone si sente, ma tutta questa meraviglia, io non l'ho vista, almeno su di me non ha funzionato, quindi altro prodotto costoso ma inutile. Mentre ottimo ottimo prodotto era questa matita della Neve Cosmetics, la pastello per le labbra, e questa era la colorazione Burgundy, l'M208, quindi classico Bordeaux, e questa matita ottima perché è morbida. Si riesce anche a sfumare bene per creare proprio una base perfetta per il rossetto, quindi le pastello di Neve Cosmetics sono veramente prodotti top e non costosi. Così come ottimo è stato anche questo correttore di Huda Beauty. Questo è l'Overachiever Concealer. E il mio era la colorazione, credo, proprio quella più chiara, sì, 00G, insomma, proprio io, tanto prendo sempre le colorazioni, quelle più chiare, e un correttore ad alta copertura, ed è vero, copriva veramente tutto, ottimo, ottimo, ottimo. E poi da ultimo ho terminato il fondotinta di MAC Studio, e questo è il Water Weight Foundation con la protezione anche 30, e questo si dosava con il dosatore, questo qui contagocce,
Ottimo prodotto, ovviamente i prodotti per la base di MAC sono infallibili, sono ottimi, hanno una vastissima scelta di tonalità e la mia è l'NC15, uno dei più chiari ovviamente, e ovviamente ottimo, abbinato poi alla cipria, creava veramente la base perfetta. E basta, tutti i prodotti finiti sono finiti, ce l'ho fatta a fare questo video e non è stato semplice. Ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram soprattutto e comunque sotto trovate i link ai social e ovviamente noi ci vediamo al prossimo video che sarà un video haul, non vedo l'ora di farlo e perché voglio farvi vedere un po' di cosine carine, spero, e quindi ciao al prossimo video.